Cari amici di Vedi al Territorio, ben ritrovati di nuovo a Fontigo, festa di Santa Libera. In nostra compagnia Eddie Mariotto, presidente della Proloco. Ben ritrovato Eddie. Grazie e buonasera, buonasera a tutti. È un grandissimo piacere averti qui con noi. Si inizia di nuovo con questa festa alla grande, direi, sì, oggi. Sì, diciamo, siamo già nel secondo fine settimana di festa e questa sera, come si può vedere, abbiamo il pienone, perché con i segnali caotici hanno il loro seguito e quindi portano sempre tanta gente. E anche nelle altre serate comunque c'è stata un'affluenza di persone che è stato molto piacevole, insomma. I telespettatori si stanno chiedendo quali sono i piatti forti di una festa come la vostra. Beh, i piatti forti di una festa come la nostra, in particolare abbiamo, la settimana scorsa abbiamo fatto il galletto alla brace, questa sera abbiamo il cosciotto sempre alla brace, poi abbiamo le trippe, quest'anno abbiamo inserito nuovamente un piatto che è cotechino con il purè e le verdure cotte. E poi ci sono le solite, diciamo, i soliti piatti di grigliata, dal formaggio cotto alla braciola, tutti i piatti, diciamo, della tradizione un po' casereccia. Naturalmente vediamo tantissima gente. Tu hai il consiglio: senza i tanti volontari non fareste nulla, quindi un grazie doveroso. No, esatto. Allora, noi sì, del consiglio siamo 13 componenti, poi abbiamo tutti i soci che ci aiutano e in più c'è la SD Fontigo e anche il gruppo Alpini che collabora, che ringrazio nuovamente, perché anche senza di loro non faremo niente. Quindi Eddie, noi intanto ti ringraziamo. Ai telespettatori, ormai quest'anno la sagra è finita? Finisce domani, con domani mattina abbiamo la processione con le reliquie di Santa Libera e c'è la messa che dalla chiesa patronale la portiamo di nuovo alla chiesetta di Santa Libera, dove rimarrà per un ulteriore anno. E poi domani abbiamo qui, sempre in concomitanza e in collaborazione con SD Fontigo, un torneo di tamburello delle giovani promesse, quindi abbiamo gente dalla mattina alla sera e domani concludiamo in bellezza con la paella domani sera. Ecco, quindi dicevo ai telespettatori, purtroppo quando andrà in onda il servizio la paella sarà già finita, diamo appuntamento al prossimo anno. Beh, e io ti prometto che sarò qui la prima serata, quindi avremo modo di invitare tutti i telespettatori. Certo, sicuramente anche il prossimo anno riproporremo la paella, perché dai numeri di sue prenotazioni che ci sono è una cosa che piace, che richiede, sì, va richiesta, e quindi la proporremo nuovamente, insomma. Esatto, quindi Eddie, noi ti ringraziamo di nuovo, ringraziamo anche tutto il tuo staff. Adesso ti lasciamo i tuoi impegni, perché abbiamo visto che ti abbiamo rubato quei 5 minuti dalla cucina, però grazie ancora di tutto, e porta i ringraziamenti anche a tutto il tuo staff. Noi andiamo a fare un giro e poi mangeremo un boccone insieme. Certo, più che volentieri. Un ringraziamento ancora a tutto lo staff che lavora qui dietro, anche tutte le persone che non si vedono, perché sono tante. Un grazie di nuovo a tutti. Quindi vi aspettiamo a festa di Santa Libera fino a domani 8 ottobre qui a Fontigo. Eddie e tutto il suo staff vi aspetta. Grazie.